say. I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll try to fix it. Love, love. Buonasera e anche questo venerdì sera benvenuti su Click for Italia. Questa sera affrontiamo un argomento che a me piace tantissimo. Guarda, vi faccio vedere una cosa per farvi capire quanto sono fiera dell'argomento di questa sera. La mia Polaroid, quella vintage, perché poi ho anche una un pochino più recente. Sì, perché ho voluto con me questa sera un ospite veramente di eccezione. Possiamo dire, io sono estremamente onorata, seguo oramai da tantissimo tempo, lo seguo e poi ho detto, beh, io ci provo a chiedergli la possibilità di poterlo intervistare. Lui gentilissimo, carinissimo, mi ha immediatamente dato la sua disponibilità e quindi eccoci qua. Ma prima di chiamarlo io vorrei un pochino introdurre la storia e il mondo Polaroid, da dove nasce. Ma la storia della Polaroid, vi leggo, ho preso alcuni appunti giusto per introdurci, ha inizio oramai ben oltre 80 anni fa, quando Edwin Land fonda Polaroid Corporation, un'azienda che da lì a poco avrebbe completamente rivoluzionato non solo la storia della fotografia, ma anche quella del costume. Le macchine istantanee furono un'invenzione successiva di Land, che si trova in vacanza con la sua figlia di 3 anni e nello scattargli una foto la piccola gli chiede «Ma perché non lo posso vedere subito?» e da lì colpo di genio, l'anno successivo la sua prima istantanea. Quindi quasi possiamo dire un capriccio della sua figlia, no? Voler soddisfare un suo capriccio. Sicuramente un'invenzione straordinaria che diede il via a una rapida ascesa della Polaroid Corporation, grazie a continue richieste, tanto da avere vendite strepitose, oltre il superiore al milione addirittura. Un altro momento importante è il 63, cioè la prima macchina con le pellicole a colori e quindi le istantanee dove potevano fare finalmente fotografia a colori, e questo sicuramente è un grande boom nel mondo giovanile. Ma io mi soffermo un attimino a parlarvi invece che nel 72, sempre Land realizzò un modello che è iconico e che immagino, sono certa che ha usato anche il nostro ospite di questa sera, ovvero la Polaroid SX70, che io l'ho vista alcune volte, devo dire, e la guardo sempre con desiderio, mi piacerebbe tanto scattare con lei. E la particolarità di questa macchina è che oltre ad essere richiudibile, quindi estremamente versatile e si poteva portare con sé molto facilmente, ma il fatto che dava la possibilità di poter intervenire sulla fotografia, e quindi da qui tutto quello che c'è dietro e l'arte che c'è dietro. Chiamo Stefano. Lo faccio immediatamente entrare. Ecco, è arrivato anche Mirko Giacchetti, un mio carissimo amico, che anche lui è molto curioso di conoscerlo. Allora, vediamo se Stefano riesce ad accettare. Sì. Eccomi qui. Ui, ciao! Ciao Stefano, grazie mille, ti ringrazio in diretta per aver accettato la partecipazione. Grazie a voi di avermi invitato. Allora, io vorrei partire un po' proprio per conoscerti e capire, poi vedremo anche alcune cose tue, quindi avrò il piacere anche di far vedere alcune cose tue. E quindi ti chiedo, com'è nata la tua passione per la fotografia? Beh, per la fotografia in generale è stata abbastanza precoce. È stata abbastanza precoce ed era perché, allora, mio padre e mia madre sono due grandi montanari, ok? Sì. E mio padre ha sempre scattato foto in montagna. Sì. Io fin da piccolo vedevo queste macchine che giravano per casa.
ma macchine, cioè chiaramente non erano macchine istantanee, cioè usavano macchine con, come dire, manuali, quindi con diaframma, con tempi, con robe, eccetera, eccetera. Io ero affascinato da questa cosa qui. Inoltre mio padre si era anche comperato dei libri per imparare a fotografare, che io sfogliavo con queste cose qui, insomma. Per cui niente, mio padre poi si è comperato la macchinetta, una macchinetta nuova negli anni 80, io avrò avuto boh, 15-16 anni, mi ha dato la sua e lì, Hai tic, 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 però cominciato. chiaramente, sì, però chiaramente, cioè non erano le automatiche, capisci? Cioè dovevo capire, ma il diaframma, aspetta i tempi, ma cos'è? Oddio, le pellicole, ma ci sono sensibilità. Cioè, fin da subito ho dovuto un attimo capire come usare questa macchina. Non è come adesso che, vabbè, il cellulare, fai una foto. Ma anche subito dopo, cioè, c'erano le automatiche. Ecco, io non avevo le automatiche. Per cui mi sono appassionato a questa difficoltà, no? Spesso le persone nascono da una difficoltà. Certo. E emergi dentro anche come sfida, dentro le cose. Per cui, ecco, è nata così, è nata, come dire, come una passione per sfida, come spesso accade, che mi Sì. sono portato avanti poi per sempre. E Certo. diciamo che poi, come dire, è stato un po' altalenante come cosa. Guarda, ci riflettevo proprio l'altro giorno, è strano come la fotografia entra nella mia vita nei momenti di impossibilità. Cioè, ad esempio, ho iniziato la camera oscura quando dopo 10 anni che lavoravo nell'ambito della danza, eccetera, mi sono spaccato i legamenti di un ginocchio, non potevo più muovermi. Per un anno, cioè fra operazione, riabilitazione, eccetera, non potevo muovermi. Cosa faccio? Mi sono inventato la camera oscura. Oh, Ho iniziato a fantastico. studiare. Eh sì, ho iniziato a studiare come usare la camera oscura e lì ho iniziato a stamparmi le foto, eccetera, eccetera, imparare a sviluppare, eccetera, eccetera. Quindi sei proprio l'esempio che dal limite c'è l'opportunità. Beh, poi parlerai anche tu con il libro che ho pubblicato proprio qua, è la stessa cosa. È nato da un'impossibilità quel libro. Quindi Certo. stavo riflettendo proprio come la fotografia spesso intervenga e sia intervenuta nella mia vita nei momenti, come dire, come delle ancore di, un'ancora di salvezza, non so, che mi ha permesso poi di continuare a essere creativo perché io sono così, cioè non Certo. riesco a non dar forma a delle cose, a degli oggetti che siano Ecco, tu fotografie, sei canzoni. anche un performer, no? E sei riuscito anche a mettere insieme queste due cose, cioè la tua passione per appunto la danza o comunque le scene in generale con, in questo caso, Polaroid, quindi con la fotografia su Polaroid. Oddio. Ci sono tante possibilità di incontro, io ne ho esplorate un paio, eh. La mia, cioè come chiaramente avrai visto che nei miei lavori uso spesso il mio corpo, insomma, come materiale di, Sì. come soggetto. E foto che tra l'altro io non, ma è senza volerlo, però qualcuno mi ha detto, ma si vede che sei un danzatore, cioè le tue foto hanno movimento. Cioè c'è qualcosa di dinamico nelle tue foto, non sono mai stato. Cioè, sì, può dare, non lo so. Però cioè non è che posso cancellare 20 anni di lavoro, hai capito, come danzatore, come performer, e dimenticarlo per fare fotografie. Chiaramente si travasa dentro una cosa, dentro l'altra. Certo, E anzi, inoltre, si arricchisce l'una con l'altra, si crea ricchezza. sì, lo so. Poi mi è capitato, ho fatto una produzione teatrale, cioè scusa, una produzione di danza come coreografo 2 anni fa, e mezz'ora prima di andare in scena, no, un'ora prima di andare in scena, ho preso i miei danzatori e ho detto, ragazzi, voglio fare delle foto. Ho fatto una sessione fotografica, li ho ammazzati prima di andare in scena. Ho fatto fuori delle foto, un reportage bellissimo, ma proprio bello, bello, bello. Loro mi hanno odiato, della cioè mezz'ora prima di andare in scena, Stefano, cioè il coreografo, cioè di merda proprio. Ciucciati fino Cioè, all'ultimo, hai capito? è stato il modo per superare l'emozione dell'andare sul palco, fargli fare qualcos'altro. Sì, per me, loro però, cioè, magari volevano truccarsi, star lì, no, rilassarsi, concentrarsi. No, dai, 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 clic, clic, inizi così, no, fai. Ecco, pazzo. Ok, io Però sì, voglio. altri.
Voglio Altri far teatri, vedere il tuo libro che io ho e sono veramente fiera di averlo acquistato. Eccolo qua, dove ci sono delle foto bellissime, meravigliose. Ecco, parliamo di questo intanto, cominciando da qua. Raccontaci bene come è nato. Tu l'hai un po' anticipato, anche qui c'è un limite, no? Ti sei ritrovato come tutti noi. 20 marzo 2020, lockdown totale. Sì. Ma è nata una cosa molto semplice. Io sono salito, io abito a Bologna, ok? Però sono salito in Veneto dai miei perché mia madre doveva fare un'operazione al ginocchio e sono salito perché lei era in ospedale e mi sono preso un po' cura di mio padre, l'ho aiutato in quei giorni lì. Purtroppo, dopo 3 giorni, ci siamo trovati in lockdown, cioè io mi sono trovato bloccato in Veneto. Che da un lato era un po' angosciante, perché ritornare in famiglia dopo tutti quegli anni era un po' strano, però d'altro canto era anche, cioè, mi sono sentito anche utile in quel momento lì. Però Certo. ero molto lontano dalla mia vita, dalle mie cose, da tutto, no? Quindi è stato un momento molto, come per tanti ragazzi, cioè sia chiaro, no? È stato un momento molto, molto difficile quello del lockdown iniziale. Però avevo la macchina fotografica, Polaroid con me. E soprattutto io uso la cantina dei miei genitori in Veneto, perché qui a Bologna non ce l'ho, come magazzino per tutte le mie pellicole. Le metto in cantina da loro. Per cui c'avevo una botta di pellicole pazzesca. Ok, c'avevo Fortunato. la Eccola. signorina, esatto, qui con me, e c'avevo questo lotto di pellicole scadute. Io lavoro molto con le pellicole scadute, è molto bello. E tutto è iniziato da una sciocchezza. Ho iniziato da questo fondamentalmente, che tornando a casa dei miei, dormivo nella camera dove io ho passato l'adolescenza Sì. e dove, come dicevo, dove iniziavo già un pochino a masticare un po' di fotografia e dove avevo comprato dei libri fotografici. E quindi è stato così anche bello rincontrare questi libri, sfogliarli, eccetera, eccetera, e rendersi conto anche da dove si viene, no? Cosa ti ha formato, cosa ti ha. Chi ti ha formato lo sguardo e il modo di guardare il mondo attraverso un obiettivo, no? E quindi, così, una sciocchezza, mi sono fatto questa foto dove ero seduto sopra una pila di libri dei miei maestri, in mutande, con i calzini a righe, E io la eccola lì. faccio vedere. Esatto, quella. E quella Polaroid che tengo in mano è stata la prima Polaroid che io ho avuto. Nel 1980 la prima Polaroid che scattai è stato, esatto, eccola lì, una Polaroid 1000. La prima Polaroid che ho scattato è stato ai miei nonni perché avevo trovato in soffitta da loro quella macchina. E sono sceso, ho detto, dai, mettetemi in posa, clic, c'era della pellicola dentro. E ho fatto la mia prima fotografia in Polaroid così, con una foto trovata in soffitta dei nonni. Ho ancora quella foto, è bellissima, l'adoro, una delle più belle foto. Con una pellicola scaduta, anche quella, con una fiammatura che li unisce, no, è poesia pura. Non ci sono caduto dentro subito, ho dovuto aspettare un po', però già lì c'erano le avvisaglie. E niente, così è nato, cioè come dire, è nato questo processo, come ti dicevo, durante il lockdown, seduto sopra la pila dei libri. E mi sono fatto questa foto un po' sciocchezza, poi mi è venuta questa idea di fare un tributo ai miei maestri. Per cui ogni giorno mi ero dato questo task di fare ogni giorno una foto tributo a uno dei miei maestri. Poteva essere ispirarmi al loro mondo poetico o ispirarmi a una foto che avevano fatto o ispirarmi a, boh, a vari. Comunque fare un tributo al giorno. Quindi un giorno c'era Andy Warhol, un giorno c'era Mapplethorpe. Un giorno c'era Ren Hung, un giorno c'era e via bla bla bla. Dwayne Michaels, che è stata una grande mia passione, eccetera, eccetera. Il problema era che io avevo dimenticato l'autoscatto a Bologna. Esatto. Ai. Quindi tutta una serie di foto non riuscivo a farmele perché era un delirio, cioè come cavolo faccio? Allora ho chiamato mia nipote, che sta sotto casa mia. Mia nipote, premetto, è stata la persona che ho fotografato di più in vita mia, fin da quando aveva 2 mesi. La prima foto che ho stampato in camera oscura era una foto di lei a 3 mesi. Ok? Quindi è una lunga storia anche con lei.
Quindi l'ho chiamato e ho detto: Andrea, si chiama Andrea, Andrea, dammi una mano a fare sta roba perché non ce la faccio. Dovevo tenere in mano una banana, però non riuscivo a scattare questa banana in mano. Era un tributo a Andy Warhol. E non l'ho neanche messa nel libro perché poi, boh, vabbè. E lei mi ha detto: Ok. Poi piano piano ho detto: Senti, ma mettiti tu lì. E quindi è iniziato uno scambio per cui abbiamo iniziato a fotografarci a vicenda. E quindi è nata una collaborazione con lei, Io vorrei far fondamentalmente. vedere questa perché è bellissima. Sì, questa è stata una delle prime che abbiamo fatto insieme in quei Bellissima. giorni del lockdown. Questo è un omaggio a Ren Hung, Faccio vedere lui è. anche lei. Eccola. Sì, questo è un omaggio a Derek Jarman, agli Smiths, anzi. Esatto. E così è iniziata questa cosa qui. Piano piano, cioè, era un gioco quello che stavamo facendo, però niente, fin da subito è nata l'idea, ok, Andrea, dobbiamo farne un libro. Cioè, la nostra quarantena sarà questo, produciamo un libro. Quindi fin da subito era chiara, c'era una chiara progettualità, ok? Sì. E questo ci ha aiutato molto anche a selezionare cosa fare, cosa non fare, eccetera, eccetera. Però le nostre giornate in lockdown erano questo. La mattina ci svegliavamo, Bellissime. ci si svegliava la mattina, si decideva cosa fare, io gli dicevo un po' se avevo delle idee, delle cose, se ne parlava insieme, ok. Pomeriggio, shooting, e poi ogni sera alle 6 in punto io fotografavo la foto e la postavo su Instagram. Era un, come dire, il nostro così. Ed è nata questa cosa molto carina per cui la gente aspettava la foto del giorno, poi. I miei Esatto. follower aspettavano alle 6 la foto del giorno. Ed è stato piano piano, cioè si sono affezionati tantissimo a questa cosa e mi sono reso conto che li stava aiutando un casino. Cioè il fatto che io, come dire, facessi questa cosa con un'esplosione di creatività, è stata veramente un'esplosione di creatività pazzesca. Sì. C'è un flusso, siamo entrati dentro un flusso creativo incredibile, sia io che Andrea, e la gente che mi seguiva vedeva questa esplosione di creatività in un momento così, così difficile Sì. come una cosa magica. Diceva: Guarda cosa si può fare, in effetti. È Cioè, non è vero. detto che dobbiamo subire le cose passivamente, ma si può sfruttare questo momento. Io sono sempre stato fatto così, cioè per me era naturale. Come ti ho detto prima, mi rompo un ginocchio, ok, faccio camera oscura, ok. Sì. Difatti lo cito anche all'inizio del libro, André Gide, che dice l'arte muore di libertà e vive di costrizione, dalle nourriture terrestres. Aveva scritto questa cosa che mi era rimasta molto impressa, è stata una lettura dell'adolescenza, però l'arte muore di libertà e vive di costrizioni, era proprio questo, cioè anche, no? Spesso nelle situazioni più pazzesche nascono dei gioielli, no? Quindi era quello, cioè, ah, ok, chiusi in casa, fantastico, quando mai mi ricapiterà di essere così concentrato? Così dentro una cosa, senza possibilità di. Non solo, ma l'ho presa anche con cattiveria, con grande cattiveria, ho detto: Non posso usare oggetti al di fuori da quelli che io trovo in casa. Posso usare solamente le pellicole scadute di quel tipo lì, cioè l'Impossible 600 del 2015, che hanno quel tipo di qualità e di colore lì, nessun'altra pellicola. Poi ho fatto una piccola, dire, digressione in Spectra, però va bene. Per cui mi sono andato proprio con cattiveria dentro questa cosa qua, proprio per limitare il campo d'azione, eccetera. E il progetto piano piano è diventato sta roba qua, è nato come dire, avevo già i titoli, cioè ogni titolo, cioè i tributi erano I wish I was Ren Hung, I wish I was, cioè vorrei essere Essere. quello, vorrei essere quest'altro. Piano piano, però, si è virati, questo vorrei essere è diventato altro. Cioè, vorrei uscire di casa, vorrei baciare qualcuno, vorrei poter uscire, vorrei andare nella natura, vorrei. Quindi è diventato fondamentalmente un progetto sul desiderio.
quello che era partito come un vorrei essere il fotografo che ho amato, piano piano, attraverso la quarantena sono emerse tutte quelle necessità primarie, quei desideri primari che ci rendono vivi, no? Perché effettivamente è proprio così, cioè le costrizioni, e qui ce lo dicono, ce lo scrive Mirko Giacchetti, che è uno scrittore, e dice: è vero, le costrizioni stimolano la creatività. E in effetti è così, hai ragione. Cioè ti fa andare Assolutamente. oltre, ti fa assolutamente andare oltre. Ed è Devi quello che hai trovare fatto tu. soluzioni. Devi trovare soluzioni. Più sei costretto, più devi essere creativo. Sì. Più libertà hai, meno hai necessità di essere creativo. È Invece, più sei costretto e più devi inventarti qualcosa. Io funziono molto bene nelle situazioni difficili, ad esempio. Non le cerco. Non le cerco. dai, dai. Va bene. Però mi rendo conto che le cose migliori che mi sono uscite, che mi escono, sia in ambito performativo che in ambito fotografico, sono state in situazioni di difficoltà. Quindi grande stimolo dai limiti. Sì, io ad esempio ci pensavo oggi, dicevo, ma questi qua che dicono, ma che bello l'atto del creare, mi sento vivo quando creo. Per me è difficilissimo creare, cioè io soffro come un cane. Faccio una fatica boia, non è per niente piacevole. Non è piacevole. È piacevole poi vedere il prodotto che faccio, ma mentre lo faccio, ed è sempre stato così, anche quando facevo musica, quando facevo pittura, passavo le notti a dipingere, ma era fatico. Entravo dentro un flusso e uscivo estenuato, estremamente faticoso, doloroso anche qualche volta. No, per me non è mai stato piacevole. Io invidio quelli per cui è piacevole creare. Io entro dentro un flusso, dentro una trance che poi mi mangia, che mi divora. Quindi Non è sei piacevole. completamente preso da quell'aspetto. Sì, poi fumo 300 sigarette, bevo 6.000 caffè, mi viene il mal di Sveglio la pancia, mi notte, quindi. sveglio la notte, mi viene la cagarella, ma perché? Te credo che sei bevuto 30 caffè, idiota. Cioè, perdo completamente il nesso delle cose, perdo tutto, mi incazzo, bestemmio. Non è facile. Poi la gente dice poesia. Sapessero cosa c'è dietro. Io dico sempre che se è sempre meglio non sapere cosa c'è dietro alle cose che magari tu ami, perché poi scopri che sono meno poetiche di quanto tu pensi. Sì, ma è anche perché insegui una visione che magari è estremamente poetica, ma il modo con cui tu puoi raggiungi il risultato di quello che hai visto e che vuoi rendere visibile, non è forse magari così poetico, molto, Certo. anche molto difficoltoso. Poi però quando vedi che quello che hai fatto e vedi che quell'immagine che avevi avuto si è resa tangibile, lì è una grande gioia. Sì. Certo. Io un'altra, guarda, sempre sbirciando, ho visto le foto dei tuoi genitori. Sono meravigliose, bellissime, Grazie. bellissime. Quelle delle mani, parlo, che ho visto sulla tua pagina. E loro hanno avuto piacere di farsi fotografare. Grazie. Guarda, loro sono due persone fantastiche. In Pop Quarantine ci sono due foto a cui sono molto affezionato. Una è di io che porto mio padre in spalla. Infatti volevo farla vedere, sai, adesso la cerco. Intanto dici che io la cerco, eh? Perché l'avevo Ma l'idea. selezionata, ma mi è andato via il Sì. segno. Allora, la foto di mio padre è ispirata ad Enea e Anchise. Okay? Enea che porta via Anchise da Troia in fiamme. E mi sembrava una metafora molto interessante. Cioè, mi è venuto subito in mente in fase di lockdown, Sì. Sì. quando tutti i genitori morti morivano, cioè scusa, tutti i genitori vecchi morivano. E spesso bisognava prendersi carico delle persone, quindi questa voglia anche di portarli fuori dalla città in fiamme, no? Questo desiderio di caricarli in spalla, eccetera. Per cui ho avuto questa immagine, ho fatto un po' di ricerca iconografica, adesso non mi ricordo qual era il dipinto di riferimento, ne avevo tre o quattro, ho fatto un mix probabilmente, non mi ricordo neanche,
fatto un po' di ricerche iconografiche, ho chiesto a mio padre se gli andava. Sì. E lui, sì, va bene, basta che non ne faccio mai. Bene. Fantastico. Andrea che scattava e io me lo sono pigliato in spalla e mio padre, no, che ridere. Poi vedo la foto e dico, ma papà, ma che faccia hai fatto? Ma perché dovevo soffrire, no? Cioè, Sì, lui si è ma che bello. immedesimato proprio. Mi è disegnato un attore. Ci ho detto, no, vabbè. Fantastico, fantastico. E faccio Sì. fatica a trovarla perché seguendo te, ma la trovo prima della fine della nostra Guarda, è intervista. verso la fine del libro, è una delle ultime. Una delle ultime, ok. Poi ce ne sono altre che mi piacciono veramente molto. E quella foto, Eccola. l'ho Ah, l'ho trovata. trovata. Eccola Eccola qua. lì. Aspetta, avvicino un po' di più. Che è meravigliosa. Sì, vado molto fiero per varie ragioni di quella foto. Vado molto fiero perché, prima di tutto, perché è una bella foto, mi vedo un sacco. Vado fiero perché l'ho scattata bene con una macchina difficilissima, che è la Polaroid Spectra, che è una macchina veramente difficile, molto difficile. Per cui, per avere quell'effetto lì un po' caravaggesco, quella luce un po' caravaggesca, ho dovuto un po' penare. Ma alla fine è venuto quello che volevo. Guarda, ho fatto quattro scatti, che va bene, per avere un buon risultato, va bene. Certo. Ecco, Tu veniamo un sai che. attimino tu prima hai accennato, però io ci vorrei porre un attimino d'attenzione. Tu usi pellicole scadute. Spieghiamo anche questa cosa delle pellicole scadute, perché creano delle magie praticamente. A volte anche delle magie improvvise, nel senso non pensate perché è quello che viene, no? E forse la magia è proprio qua. Eh sì. Ma tu le conosci Allora, sì, molto lo bene. conosco molto bene, molto bene. Sono diventato praticamente un maestro della pellicola scaduta. C'è gente che mi scrive, ma senti, c'ho una 600 del 90 a casa. Sono diventato l'esperto di pellicole scadute. Sì. No, allora, niente, è successo questo, che quando ho iniziato a scattare seriamente in Polaroid, cioè 4-5 anni fa, non è molto, che mi sono messo proprio seriamente, non è che fossi molto contento delle nuove pellicole. Io ero abituato a quelle vecchie, che avevano una resa molto, molto, molto bella, molto elettrica, molto, molto pop. Queste qui così pastellose, così, a me mi avevano lasciato un po', cioè molto imperfette. Poi per sbaglio qualcuno mi ha venduto delle pellicole scadute e ho provato, ho detto, beh, se devono essere imperfette, che lo siano veramente. Faccio vedere qualcosa, ma giusto per capirci, insomma, che si creano questi Esatto. difetti, per esempio. Sì, esatto. E, niente, e così ho iniziato l'esplorazione delle pellicole scadute che mi ha sempre dato. Allora, per me la magia della pellicola scaduta è questa, cioè per quanto mi riguarda. Poi ci ho ricamato sopra. Il primo ricamo che ho fatto è la pellicola scaduta sa meglio di me che foto. Perché era incredibile come ogni volta, cioè, il difetto della pellicola creasse un racconto che era perfetto con l'immagine. Non solo, ma qualche volta registravano anche quello che stava accadendo. Racconto spesso una serie di aneddoti, tipo quella famosa dove mi era venuta questa immagine, ero in un lago a fare delle foto di paesaggio, poi mi è venuta questa immagine di buttarmi sotto una pianta nudo, come un animale ferito in mezzo alle foglie. Mi è venuta questa immagine. Mi sono fatto un autoscatto. Era novembre, inoltrato da un freddo canne, sfogliato nudo, buttato in mezzo al fogliame, lercio pieno di fango, una cosa così. Lì, Un vero e proprio aspetto. performer proprio. Sì, esatto. Che manco un minchin andava. No, una cosa di peggio. Vabbè, comunque mi sono buttato sotto a un albero così, gelo, boia. L'autoscatto dura 12 secondi. Dopo un secondo sento puff, il suono di un cacciatore. Era a 2 metri da me. Io, oh cazzo, aiuto, qua mi uccidono. Quei 12 secondi di autoscatto mi sono sembrati 20 anni, ok? Passa il tempo, ti, puff, una, cazzo, aiuto!
Esce la foto, piglio tutto quanto, c'è cioè cavalletto, macchina fotografica, roba da vestire, nudo, corro via, nudo, perché se mi vesto lì questo mi Ci spara. mancherebbe. Cioè, in mezzo al fango, no? Ti dico, guarda, una roba allucinante. Poi mi sono vestito, sono andato a casa, ho guardato la foto, bellissima, praticamente ci sono io e ci sono una serie di difetti della pellicola scaduta che mi oltrepassano la testa e sembrano e sono gli spari del cacciatore. No, Si vedono. Cioè, mi sono venuti i brividi, ci sono venuti i credo. brividi. Perché si vede proprio questo animale ferito e si vedono queste strisciate che come dire, gli tagliano la faccia, gliela fanno scomparire, come se veramente uno sparo lo avesse fatto disintegrare, cioè una cosa di brividi. Ma ne ho tantissimi aneddoti su questa cosa qua, di come la pellicola scaduta abbia captato la situazione. Infatti avevo fatto una mostra che si chiamava Shooting the Invisible, scattando l'invisibile, proprio su questo concetto qui della pellicola scaduta che scatta ciò che non è visibile. Che Non è bello. visibile. Sì, la mostra è andata molto bene a Castelfranco Veneto, da Marco Ragana, il book. E proprio poi facevo il tour in cui spiegavo ogni foto, cosa era successo e perché quella foto era così. Cioè, non solo era un effetto bello della pellicola scaduta, ma Certo. raccontava anche un concetto. Certo. Ci sono 5-6 storie abbastanza potenti. Per cui, ecco, la questione della pellicola scaduta, al di là comunque dell'effetto bello, c'è anche questa magia assolutamente arcana. Mi è successo anche ieri mattina, eh. Ah dai, cioè No, guarda, una cosa da brividi. la puoi raccontare? È raccontabile? Va bene, ve la racconto. Grazie. Allora, stavo facendo. Era un po' di mesi che avevo questo fotografo che volevo fotografare. È un fotografo che non ha un occhio, cioè una protesi. Okay? E stavo lavorando intorno a questo concetto qui dell'arte del vedere, volevo chiamarla. Cioè il fatto che un fotografo non abbia un occhio mi sembrava una cosa pazzesca, bellissima, di una Sì, poesia sì. incredibile. Per cui avevo una serie di immagini, adesso mi dico le foto, bah bah bah, bellissima, bah bah bah. Poi io per lunedì dovevo fare un lavoro su un progetto mensile che sto facendo a tema, e il tema questo mese è Spazzami via. Spazzami via, ho detto, a me l'unica immagine che mi viene è uno che ti abbraccia, spazzami via con un abbraccio, non lo so, mi viene. Perché gli ho detto, senti Alessandro, ti va di abbracciarmi, ok? Avevo questa pellicola scaduta, l'ho messa dentro, mi sono fatto abbracciare. Oh, cioè lui praticamente frontale e io qui così, mi abbraccia, vedi la mia testa, è venuta fuori la foto. L'emulsione gli ha mangiato via tu solamente l'occhio da cui non vede. Non ho parole. Cioè, e non si vede il fatto che lui abbia un occhio che non ha. Si vede solamente l'occhio che ha. Cioè, no, io, guarda, mi sono venuti i brividi. Ho detto, no, vabbè, No, perché è veramente tutto molto casuale, no? Nel senso che tu assolutamente. non puoi prevedere dove avviene, diciamo, no, La casualità La di questo casualità, avviene, esatto, dicono. del tipo di scatto, no? Dove ci sarà il Esatto. difetto, chiamiamolo così, che poi un difetto non è, ecco. Sì, ti ripeto, la casualità di Gustav Jung, però, cioè, sì, è vero. casualità, cos'è il caso? E qui potremmo aprire un discorso ampissimo. Io, come dire, alzo le mani al mistero, Veramente. ma boh, cioè, chiamiamo caso semplicemente qualche volta le cose semplicemente per poca, Sì, come sì. Ecco. dire, per poca fiducia. Da un lato, e per limitatezza dell'essere umano che arriva fino a lì. Cioè, arriviamo a capire le cose razionali, poi si apre tutto un universo che è la pellicola scaduta e questa cosa. Un'altra premessa, a proposito di pellicola scaduta, io ho fatto per 5-6 anni
ceramica Raku in un casolare nelle Marche. D'estate andavo là e facevo questa tecnica che si chiama Raku, non so, alcuni la conosceranno, in cui cioè, come dire, l'intervento del caso è assolutamente essenziale, cioè non sai mai cosa ti venga fuori dopo la seconda cottura. Tu metti lo smalto, ma poi se metti anche, come dire, il rame, le cose, bla bla bla, quando tu lo estrai, lo sbalzo di temperatura crea delle crepature, delle cose e dei colori e delle sfumature che tu non puoi prevedere, ma sono sempre perfetti, sempre bellissimi, ok? È il grande mistero, cioè la grande fascinazione della ceramica Raku per chi la fa è proprio l'estrazione del pezzo. Poi lo pulisci e c'è questa festa comune di tutti che si puliscono i cosi e scoprono quello che il caso ha creato per loro. E Meraviglioso. che è sempre una gioia, sempre una bellezza incredibile. Quindi io sono arrivato alla pellicola scaduta con questo tipo di background, ok? Cui l'intervento del caso come dire, era una pratica che già ho frequentato, avevo una grande fiducia nella casualità e inoltre una grande fascinazione verso la sorpresa. Certo. Eh beh, non è semplice, nel senso che siamo abituati che tutto, no, è bello preconfezionato, anche, no, la stessa fotografia, fai lo scatto, più o meno è quello, poi lo modifichi, qua no, qua non è così, qua è tutta un'altra cosa. Premetto, Sì. premetto. Io sono una vergine, Ok. ok? Non so se sapete cosa vuol dire. Preciso. Preciso, quadrato, eccetera. Per cui questa è l'altra faccia della vergine. Cioè, io ho tutta una serie di foto, di produzioni, in cui ho le idee talmente chiare che ci mangio fuori 30 foto prima di riuscire a fare quello Ok. che voglio. Ok? Cioè, sono tremendo. Cioè, quello voglio fare e quello devo fare. E quindi burp, burp, e mi mangio fuori 3-4 rollini spendendo 100 euro per tirare fuori una foto. Sono tremendo su quelle cose. L'altra faccia della vergine è proprio questa, cioè l'esplorazione dell'esatto contrario. E la mia fascinazione probabilmente viene anche da quello, dal fatto che Stefano non puoi pilotare tutto. È anzi molto più affascinante quando sei pilotato. Certo. Fidati. Fidati Sì, esatto, dell'universo, no? diventa fidarsi di, in questo caso, quello che il caso ti dà, no? Scusa il gioco di Fatti parole, insomma. Certo, tutelare dalle leggi dell'universo, è un po', no? Sembra un po' certo. poetico. Ecco, un'altra cosa che ti volevo chiedere è, si vedono spesso Polaroid che vengono smembrate per poi ricomporle, no? Ecco, tu hai mai, non mi è capitato di vedere dei tuoi lavori dove magari agivi in questo senso, però magari l'hai fatto, ecco, però te lo voglio chiedere. Cioè, intendi tecniche di Sì, manipolazione tecnica, varie? sì. No, le ho fatte tutte. Ah, le hai Le ho passate fatte tutte. tutte, ok. Le ho passate tutte. Però, guarda, allora, io non sono un grande amante delle manipolazioni, per un fatto molto semplice, qui sarò molto cattivo. sono effetti speciali per stupire. Oh, wow. Sì, wow, che tecnica, wow, che roba. Ma sono foto che non dicono niente, molto spesso. A me non interessa, non mi interessa l'effetto speciale, spiace. Certo. Mi interessano le foto che, anzi, proprio a livello di costrizione, no? Meno hai e più devi essere efficace. Cioè, con una piccola cosa devi essere comunicativamente, dritto come nazista, veramente. E invece queste cose da effetti speciali che wow, sono molto epidermiche, sono glucosio. Cioè, dopo mezz'ora te ne sei dimenticato, non rimangono. Sì. Quindi pitturare la foto, cos'arla, metterla lì, questa tecnica qua. È bellissimo giocare, io mi diverto un sacco, ma non è, come dire, la parte della mia produzione che ritengo, Certo. come dire,
importante rispetto al mio percorso. Poi è Però vero anche che lo l'uso scusa, delle tecniche. sì, scusa, volevo dire, però puoi dire che non ti piacciono proprio perché le hai provate. Cioè, questo voglio dire. Sì, no, poi riesco, no, qualche volta riesco da delle tecniche creative anche a fare dei discorsi. C'è una serie molto famosa che ho fatto, la conoscerai sicuramente se mi hai seguito, che è tutta quella serie che si chiama Le avventure di Mr. Q, Sì. dove praticamente ci sono sempre io con le ali e il Sì. mappamondo che giro in varie situazioni, eccetera, e tutte quelle sono tutte quante cucite con ago e filo. Però è sempre a livello, cioè l'ago e filo viene utilizzato mai a livello estetico, sempre a livello narrativo. Cioè una volta l'ago mi serve per far passare, cioè scusa, il filo mi serve per far passare il cammello dentro all'ago, no? Sì. Un'altra volta per fare la marionetta, quindi c'è una mano in una foto, i fili e sotto ci sono io che faccio la marionetta e sono pilotato. Esatto. Oppure, boh, tutta quella serie lì con i fili, ad esempio. Non è mai estetica, è sempre in funzionalità di un racconto. Ecco, se le manipolazioni varie che si possono fare con la Polaroid hanno una valenza di racconto, mi sta bene. Se no, è come andarsi a vedere quei film lì, sai, dove vai al cinema, ti vedi i grandi effetti speciali, ma non Sì, puoi. ma poca storia. Volevo Sì, leggerti certo, sì. un commento che dice: la bellezza della Polaroid sta, scusate, perché leggo da un cellulare, nell'istantaneità dello scatto stesso, come Newton scoprì la gravità tramite la mela che gli cadde in testa. Allora, questa cosa della foto istantanea della Polaroid, scordiamocela, ma proprio scordiamocela. È molto più, cioè, molto più istantaneo fare una foto con lo smartphone. Cioè, una Polaroid, allora ci metti un sacco a fotografare, perché devi capire la luce, le cose, bah 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 bah, e poi devi aspettare un quarto d'ora prima di vederla. Eh È sì, mica così istantaneo. Non è mica così istantaneo. oggi non è istantaneo. Per gli anni 70 la faccia sarà istantaneo, Chiaro, perché dovevi spedire. chiaro, chiaro, chiaro. Aspettavi non so quanto tempo, non me lo ricordo neanche più. Però adesso è anacronistico chiamarla istantanea. Sì, cioè Certo. la materialità della foto è Certo. istantanea, okay? Ma dal punto di vista fotografico è molto più istantanea la foto digitale, chiaramente. Non lo è per niente far Polaroid. Però ci portiamo avanti questo nome, diciamo, chiamiamolo fotografia Sì, istantanea. beh sì, Ma dai. va bene. Anche perché arriva da, effettivamente dalla sua origine, no? Quindi ci sta, ci sta. Sì, poi un'altra magia della Polaroid, che è la sua grandissima difficoltà, è la non, come dire, la non possibilità, cioè tutto sta nello scatto. Non c'è possibilità di lavorarci, poi. Non c'è post-produzione, non c'è editing, non c'è. Anche solamente la composizione, se c'è una cosina che entra non la puoi cancellare, devi rifare la foto. Eh sì, eh sì. Se è leggermente la luce è leggermente troppo scura, leggermente te la tieni, è così. Quindi il suo fascino è anche questa sua grandissima difficoltà. E questo appunto è una sfida costante anche ad imparare a essere efficaci, a pensare, a riflettere prima di scattare. Bisogna. Ho letto una Certo. cosa di Walker Evans, lo conosci Walker Evans, Sì. che aveva fatto delle Polaroid alla fine della sua vita, eccetera, eccetera, che diceva, secondo me per fare delle buone Polaroid bisogna avere almeno 60 anni, con 30 anni di fotografia alle spalle. Era una boutade molto sciocca, così, un po' così, però c'ha ragione. Cioè, se tu non hai rudimenti di fotografia, inizi a fotografare Polaroid, è una frustrazione pazzesca. Sei molto frustrato, non riesci a fare quello che vuoi. Sì. Sì, forse anche se parti dalla fotografia oggi e ti metti a fotografare Polaroid, cioè Sì. è allucinante, allucinante. Un po' i tempi, l'imperfezione, bisogna anche imparare ad accettare le cose imperfette, accettare proprio l'imperfezione con la Polaroid.
Guarda, chi ci rimane sotto, come ci sono rimasto sotto io, è soprattutto per questo motivo. C'è la fascinazione di qualcosa che ti sfugge, che non, come dire, che è imperfetta, che ti sfugge, che tu pensi di fare una cosa, te ne viene fuori un'altra e sei affascinato e impari ad amarla per le sue imperfezioni. Poi purtroppo passando il tempo diventi bravo e quindi questa fascinazione non. Dopo un po' di anni. Di Stefano Questore ce ne sono pochi, anzi uno ce n'è, attenzione. Adesso. No, Allora, Stefano Questore ce n'è uno, però di bravi ce ne sono tantissimi. sì, ma Comunque non a Polaroid. milioni, voglio dire, ce ne sono tanti, ma non tantissimi, ecco. Guarda, la comunità Polaroider è abbastanza vasta, internazionale. Devo dire che mi ha colpito molto questa. C'è una comunità molto, molto, molto forte. E alcuni sono veramente molto, molto. Io mi ricordo appena sono entrato nel mondo di Polaroid, sono rimasto sconvolto da cosa si possa fare. E, per cui, ecco. Cioè, sono rimasto. E poi sono rimasto molto colpito, e questa è una grandissima soddisfazione, che adesso sono i miei amici, quelli che io stimavo e che guardavo, da cui ho imparato e da cui ho Certo. iniziato a. No, che dicevo, come cavolo fa? Ma com'è? Ma che meraviglia! Ma questo e quello. E adesso sono tutti i miei amici che incontro alle mostre, con cui mi scambio messaggi. Con cui talvolta mi chiedono consigli. E questa è la cosa meravigliosa, no? Perché questa cosa della pellicola scaduta mica tutti ce l'hanno, ad esempio, oppure Certo. altre cose, no? Per cui si sono fo focalizzati magari su altro e mi chiedono, ma Stefano, ma spiegami un attimo la differenza fra una Time Zero del 2006 e una SX70 del 2005. No. Chimica diversa. Bla 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 bla. Sei un pozzo di scienza sull'argomento. Guarda, so poche cose, ma quella. Ma Senti, poi è uscito questo libro adesso che si chiama Polaroid Now, infatti lo volevo anche dove. dire dove ci sono delle tue foto, Sì, insieme sì. a dei nomi incredibili. Un Sono successo onore davvero. per te. Mamma mia, io non ci credevo. Quando te l'hanno detto, come ci sei rimasto? Ma è una storia un po' strana questa qui di Polaroid Now, nel senso che mi contattano perché vogliono delle foto. E io, wow, sì. Che foto volete? Scompaiono. Gli mando una mail, non mi rispondono. Dopo 6 mesi, Stefano, vorremmo da te queste foto qui. E io, ah sì, gliene mando tutta una serie e gliene mando, siccome quelle che avevano scelto mi facevano cacare, gliene ho mandate anche delle altre che dicevo, guardate un'occhiata anche queste che mi sembrano più carine. Okay. Non mi rispondono. Passano mesi, gli scrivo: ma avete guardato le foto? Ma qua, ma là, non mi rispondono. Insomma, andate a cagare, ma avete veramente rotto le palle. Se mi volete pubblicare, va bene, sono ciao. Vedo un mio amico che pubblica un'immagine su Amazon della vendita del libro con una mia foto come pubblicità. Io Oh, scopro così, ho scoperto così che ero dentro al libro. fantastico. No, vabbè, cioè, ma una mail, ma una rispostina, no, eh. Vabbè, Sono mi ha ripreso il libro. essenziali, eh? Sono essenziali. Vabbè, lasciamo stare. Mi arriva il libro e hanno pubblicato non solo le foto che avevano scelto, ma anche tutte quelle che avevo inviato io. Infatti ce ne sono diverse, ce ne sono Sì. tante. Sono andata già in Tanto. libreria a vederlo, eh. E sarà il mio Bravo. regalo di Natale personale che mi faccio. E c'è la foto famosa, una di quelle con i fili. Dai, Esatto. così. Aspetta. Ah, Eccolo! Yes, questa è una delle foto a cui sono più affezionato. Cioè, diciamo che ha avuto molto successo questa foto qui, sono molto, come dire, ha avuto una grande risonanza. Questa qui. Oddio. Intanto diciamo che il libro si chiama Polaroid Now. Cominciamo subito così. The History Esatto. and Future of Polaroid Photography. E la foto.
è questa, vediamo se si Bellissima, vede, che è quella che ed ci è dicevi questa, prima. quella che vi dicevo prima, cioè la manipolazione qui l'ho fatta mettendo un filo reale con ago e filo, l'ho cucita e il cammello doveva passare attraverso una foto che si chiama Ottimismo. Io sono un po' così, sì. Proprio bello. Che fa parte poi di tutta la questione. Questa fa parte del progetto La filosofia di Mr. Q. Però forse c'è anche Mr. Q da qualche parte, non mi ricordo più se sì, c'è da qualche parte, però vabbè, ciao. L'ho Poi comprato, lo dico. no, comprate il libro perché intanto perché c'è Stefano dentro, ma è insieme a dei lavori meravigliosi suoi e tutti quegli altri sono delle cose da senza fiato, veramente. Quindi ti faccio i complimenti per quello che può valere, insomma, la mia opinione da persona che ama Polaroid, ecco, vederle. Invece vediamo perché tu hai anche dei progetti attuali e hai una mostra che sta per partire, giusto? Domani, Proprio domani. Dici un po' di questa mostra, il tema, parlaci un pochino. allora, beh, questa qui è una galleria in cui avevo già esposto un paio d'anni fa. E il gallerista, siccome sono i 10 anni della fondazione della galleria, mi ha chiesto dei lavori. Ho detto, guarda, sono 5 artisti, a me piacerebbe ci fossi anche tu. Mi sono rimasto abbastanza colpito perché non faccio parte della storia della galleria, ci conosciamo da poco, però ama molto i miei lavori e ha detto, Stefano, mi piacerebbe ci fossi. E io, va bene, ok, poi che cazzo gli mando, oddio, cosa scelgo, va. Niente, fino all'ultimo l'ho tenuto in ballo e alla fine, la settimana scorsa, stavo lavorando, mi sono preso dentro un trippone mio a proposito di manipolazioni sulla tecnica delle trasparenze. La tecnica delle trasparenze funziona così, con i layers, che tu, dopo aver scattato la foto, aspetti lo sviluppo per 30 minuti, dopodiché la riscaldi con il phon e separi il positivo dal negativo. Nell'acetato rimane l'immagine trasparente. Tu quell'immagine trasparente poi la puoi mettere dove vuoi. Per cui io ho iniziato questo progetto che si chiamava Classicismo Marcio, in cui prendevo una serie di statue rotte, una serie di statue spaccate, le fotografavo. La maggior parte sono fotografie che ho fatto al computer, cioè cercavo delle immagini al computer, poi le fotografavo con la SX70, poi le aprivo. E la trasparenza la mettevo sopra a delle foto di Polaroid scadute, fallate, che avevo a casa. E facevano questo effetto estremamente, come dire, che accentuava ancora di più il senso di decadenza di queste immagini rotte. Questi visi, queste immagini di statue bellissime, la bellezza sfregiata da un coso, un paio di natiche, ma una natica manca. Un bellissimo busto ma senza braccia, tutto quello che siamo abituati, questo senso della bellezza, però su cui io ho spinto il pedale dell'essere marce, creando questi layers colorati, qualche volta con pellicole rosse, arancioni, gialle, bah 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 bah. E ne è uscito una galleria di immagini che secondo me sono molto potenti. E ha a che fare anche con una serie di riflessioni che sto facendo intorno al passare del tempo, ultimamente, che mi Quindi sembra adeguato. ti possiamo venire a vedere a Bologna, per chi è a Bologna, ma anche per chi ha voglia di venire. E la galleria si chiama, aspetta che me lo sono segnato qua, Before. Before, e si trova, me lo sono, Cioè, in via B4. Vinazzetti 4 a Bologna. Via Piazzetti 4 e si scrive B4, la galleria, Esatto. però c'è gioco di parole con before, nel senso inglese del termine, però è in galleria B4 in via Vinazzetti, che è dietro, è in zona universitaria, dietro Piazza Verdi, tanto per capirci. Siamo 5 artisti, di cui 2 fotografi, il resto è uno scultore, una cosa. È una galleria d'arte contemporanea, non è una galleria di fotografia. E sono molto contento,
Io mi sento molto più a mio agio in situazioni del genere, devo essere sincero. Mi sento più a mio agio in gallerie d'arte contemporanea che non in mostre fotografiche. Perché la galleria d'arte contemporanea, chi ha accesso a queste cose qua, lo ha con uno sguardo più aperto. Cioè non ti viene a dire, ah, è una Polaroid, non è fotografia. Ah, è questo, ma non è una pittura. Ah, ma è questo, ma non è. No. È quella cosa, è un oggetto e io lo guardo per quello che mi comunica. Certo. Posso portare una Polaroid, posso portare una cassetta, un'audio cassetta di io che canto sotto la doccia ed è lo stesso. Certo. Cioè, è un oggetto d'arte e una persona cerca di leggere un'autorialità, non guarda se com'è fatta. Sì, Invece spesso le mostre abbiamo fotografiche. questo bisogno di dover per forza catalogare qualcosa. Cioè. Cioè, nelle mostre dei Polaroid, se fai una cosa leggermente, ah, ma non è una Polaroid, ma chi se ne frega? Esatto. Se una mostra fotografica dicono, ah, ma non è una fotografia, è una Polaroid, ma chi se ne frega? E se vai da un'altra parte, ah, ma non è una fotografia, non è Polaroid, ma sentite, belli, cioè, ma nessuno È che, cioè, ha questo, cioè se vi piace mi dite che vi bisogno. piace, se non vi piace mi dite che non vi piace. Cioè, voglio Il famoso dito che indica la luna, dire. l'hai Esatto. detto. Quelli che guardano il dito e una da oltre. Quindi, sempre Senti questo. Stefano, io ti ringrazio veramente tanto, per me, ti ripeto, è stato un grande onore poter parlare con te. Io voglio però ricordare che appunto ti possono venire a vedere alla mostra, che per quanto tempo sarà, sei lì? I tuoi lavori saranno lì? La mostra è aperta tutti i giorni, da domani fino all'8 Ah, gennaio, ecco, fino all'8 gennaio. Esatto, il pomeriggio dalle 5 alle 8. Perfetto. Però cioè, si può anche prenotare una visita su appuntamento e il gallerista viene. Se si Benissimo. arriva lì dalle 5 alle 8 sicuramente è aperto, ma altrimenti si può prenotare una visita, l'ingresso è gratuito Certo. e niente, Bene, io fino all'8 verrò di gennaio. sicuro, chiaramente voglio dire, verrò a vederla, sarà un piacere, poi ti scriverò insomma qualcosa. Voglio ricordare, se invece vogliono prendere il tuo libro, possono contattare te oppure... È esaurito. Ho No. venduto le ultime tre. Mi sento onorata. Vabbè, io l'ho presi a suo No, tempo. adesso vedo. No, guarda, adesso vedo, probabilmente ne farò una ristampa. Non nell'immediato, ma parecchie persone me lo stanno chiedendo e quindi. Però le ultime 5 copie le ho vendute a Parigi a Instant Art adesso, che ero in mostra a Parigi. Ho portato Esatto. un po' di. Le ultime 5 copie le ho portate lì e sono volate via. E difatti la gente mi chiedeva, ma il libro, se lo sta bene. No, Perché è quindi. veramente bello, è molto bello il Sì, tuo libro, quindi grazie. merita essere ristampato. No, te la dico lì Grazie. così. Poi comunque lo potete vedere nel libro, diciamo, nuovo che è uscito, che è anche lì grande onore per te, Polaroid Now, che lo trovate questo in libreria, io l'ho trovato in Feltrinelli, l'ho visto in Feltrinelli, quindi in tutte le librerie c'è. Che dire, grazie ancora Stefano di essere stato con noi e per averci parlato di un mondo straordinario, interessante, di nicchia, ma pieno di poesia, che è il mondo della Polaroid. Ciao Ciao Stefano. Michele, grazie mille a Ciao. tutti e ciao a tutti.